Presto mi preparerò a cantare le infiammate battaglie di Cesare e a trasmettere il nome, con l'aiuto della fama, per tanti anni quanti ne dista da Titono, sua più lontana origine, Cesare. Nei versi finali del proemio del terzo libro delle Georgiche, un poema didascalico dedicato all'agricoltura, Publio Virgilio Marone, poeta originario di Mantova, dove era nato nel 70 a.C., dichiara l'intenzione di volersi dedicare al genere epico per celebrare, a partire dagli antenati troiani, Ottaviano e le sue imprese militari. Sembra quasi l'annuncio di quella che sarà la sua ultima incompiuta fatica, l'Eneide, iniziata subito dopo la pubblicazione delle Georgiche nel 29 a.C. L'Eneide ha tuttavia un impianto profondamente diverso da quello preannunciato. Non si tratta di un poema epico-storico su Ottaviano Augusto, che verosimilmente insieme con Mecenate spingeva in questa direzione, ma di un poema mitologico, in cui la storia è vista solo in una lontana prospettiva. Virgilio concepisce un progetto molto più ambizioso: confrontarsi direttamente con Omero per rinnovare l'epica latina ferma ai suoi modelli arcaici. Egli sceglie pertanto come argomento il mito di Enea, l'eroe presente nell'Iliade omerica, al quale si collegano le origini di Roma e della stessa famiglia del principe, la gens Iulia. Nella composizione del poema, Virgilio riprende i diversi filoni della tradizione epica preesistente, ma il suo principale modello di riferimento sono i poemi omerici. Rispetto ad essi, l'Eneide si pone al tempo stesso come ripresa, come integrazione e come ideale continuazione. La struttura stessa dell'opera rimanda all'epos omerico. Il primo blocco narrativo, dal primo al sesto libro, in cui si raccontano i viaggi per mare e le peripezie di Enea, rappresenta la parte odissiaca, mentre il secondo, formato dai libri dal settimo al dodicesimo, incentrato sulle guerre tra troiani e latini, costituisce la parte iliadica. È chiara dunque l'intenzione da parte di Virgilio di emulare i poemi omerici attraverso un unico componimento che li contenga entrambi, seppure in sequenza rovesciata.